Carlo Vallotto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te Emanuela, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, prima di andare sul petrolio, che è insomma, il primo tema che voglio affrontare con te, Carlo, ti chiedo un po' in generale, visto che parliamo, cioè, abbiamo archiviato il mese di gennaio, diciamo così, quindi facciamo un po' un bilancio sulle commodities anche con te. Che mese è stato? Beh, il mese di gennaio è stato un mese un po' di ripresa sul settore delle commodity, quindi abbiamo visto un oro che all'inizio di gennaio, insomma, è riuscito, nel mese di gennaio è riuscito a riprendere, poi proprio gli ultimi giorni è crollato al di sotto dei 1850, l'avevamo ricordato più volte, insomma, la debolezza. Ecco, un po' il mercato in generale ha ripreso, il settore delle materie prime ha ripreso a correre. Per quanto riguarda soprattutto anche gli energetici, il petrolio, il natural gas, è sceso, poi si è fermato, insomma, adesso ha ripreso. Interessante anche la situazione sul gas europeo, magari dopo gli diamo un'occhiatina. Ecco, un settore delle materie prime, anche gli agricoli hanno, diciamo, sono stati misti, soprattutto, diciamo, le granaglie hanno ripreso a correre, sia in virtù di una crescita della domanda da parte, non solo dell'impero celeste, della Cina, insomma, ma anche di tanti altri, stati. L'Egitto, l'Algeria e tanti altri. E quindi ecco, c'è stato questo mix di materie prime che hanno ripreso un pochino la strada insomma, a correre, poi anche i metalli industriali, rame, zinco, nickel. Il ferro, l'alluminio, insomma, un po' hanno avuto degli andamenti un po' altalenanti, però sostanzialmente ecco, diciamo, una tendenziale ripresa nel settore nel mese di gennaio. Ok. Allora, mese di gennaio, effettivamente così partiamo e andiamo proprio, poi torniamo sul gas assolutamente, sull'oro e ripeto, aspettiamo anche le domande dei nostri amici, però direi di ripartire con un altro bilancio sul petrolio. Allora, primo tema di oggi, che poi è quello credo portante perché si aspettano le decisioni dell'OPEC sulla produzione. Allora, prima di andare a capire cosa dovrebbe decidere l'OPEC e quali scenari si potrebbero aprire anche relativamente al prezzo che potrebbe raggiungere il petrolio, capiamo appunto il mese di gennaio, insomma, abbiamo visto un petrolio in crescita, poi possiamo anche andare sul grafico, perdonami Carlo, così vediamo adesso quanto è, ma poi in realtà con te volevo fare un discorso proprio di insieme perché è quello che mi importa. Ecco, adesso il petrolio sta un po' ritracciando sia il WTI che il Brent in territorio negativo, però insomma il mese di gennaio ha visto la crescita del petrolio, quindi una performance decisamente particolare. A te. Sì, il petrolio ha visto una performance particolare, guardiamo sia al WTI, il crude oil, il petrolio diciamo cosiddetto americano, insieme al Brent, il cosiddetto petrolio diciamo del Nord Europa, due benchmark estremamente importanti, lo spread tra i due è molto molto stretto, adesso siamo circa quasi a 1 dollaro al barile, 89,10 e 88,16. In questo momento entrambe le quotazioni, quindi un mercato che negli ultimi 12 mesi, scusate, negli ultimi 24 mesi, dal fatidico marzo del 2020, quando i prezzi erano andati in negativo, è cambiato molto, insomma, diciamo, ci sono state molte modifiche approfondite. L'OPEC si riunirà oggi, è già in riunione virtuale Sì, naturalmente, certo. e ecco, questo è estremamente importante. Naturalmente il mercato non si aspetta un nulla di fatto, nel senso un mantenimento dello status quo, 400.000 barili al giorno di aumento di produzione, però ecco, è attesa che cosa potrebbe essere il Deus ex machina, ovvero potrebbe essere la decisione dell'Arabia Saudita di aumentare improvvisamente la produzione di quei 900.000 barili mancanti all'appello da paesi che non riescono a star dietro, insomma, alle quote assegnate. Paesi che non riescono a star dietro alle quote assegnate per motivi, diciamo, di mancanza di investimenti, un po' di arretratezza, insomma, non sono riusciti a mettere a posto gli impianti, a prepararli. Il discorso è estremamente lungo, chiaramente non è che apri e chiudi il rubinetto Eh del no, petrolio, no, questo no. esatto.
assolutamente. Ricordiamo ad esempio una cosa interessante: le trivelle sono fatte con punte di diamante, diamante reale, quindi anche la mancanza di estrazione di diamanti ha rallentato queste e devono essere cambiate molto spesso, quindi non è così facile. Questo è proprio una chicca per conoscere a fondo il mercato del petrolio. Dall'altra parte abbiamo gli Stati Uniti, la produzione di shale oil che è vero sì che sono aumentati i rings, ovvero le estrazioni, però diciamo che è un fattore più ultimo, perché in questi 2 anni le società petrolifere sono state chiamate a risanare i debiti, a riportare gli utili agli azionisti piuttosto che ad investire nuovamente su altre su nuove tecnologie, sulla rimessa in funzione di pozzi. E quindi ecco, siamo un po' è vero che la domanda è molto forte, l'offerta non solo è limitata ma è anche rallentata dal fatto stesso che diciamo c'è un po' di arretratezza negli impianti, di rallentamento negli impianti di estrazione, ed ecco perché appunto questo la notizia appunto come potrebbe essere diciamo la mancanza di questi circa 700.000-900.000 barili, sì. Potrebbe essere questo gap potrebbe essere colmato a sorpresa, però naturalmente vedremo che cosa succederà, naturalmente dall'Arabia Saudita appunto, che potrebbe entrare a piedi pari. Concludo questo brevissimo insomma incipit dicendo che a questi prezzi addirittura l'OPEC vorrebbe in qualche modo insomma guadagnarci, ovvero già ci sta guadagnando, però aumentando la produzione naturalmente potrebbe insomma avere un ulteriore guadagno. È un'arma a doppio taglio, perché sappiamo insomma che un aumento della produzione potrebbe riequilibrare la domanda offerta. Esatto, infatti guarda, volevo proprio arrivare lì, perché dicevo insomma sarà molto delicata questa riunione, credo Carlo, per più motivi. Intanto perché l'organizzazione, appunto l'OPEC e i suoi alleati, discuteranno probabilmente degli indicatori della domanda, e anche da una parte, quindi quello che dicevi tu, e poi abbiamo anche il rischio di un'escalation nelle tensioni tra Russia e Ucraina, quindi questo credo che insomma non dico che la farà un po' da padrone, ma quasi, credo che per quello no sarà molto delicata questa riunione, indipendentemente dalle questioni più puramente tecniche, definiamole così, no? Ci sono anche questioni geopolitiche che abbiamo già discusso, adesso che comunque sì, assolutamente, riprenderemo. Sì, no, ecco. Non dobbiamo dimenticarlo, certo, è fatto benissimo. Veramente. Ecco, ti chiedo anche, allora, secondo qualche analista, la modifica che abbiamo già ipotizzato, quella di allargamento della produzione di 400.000 barili al giorno, potrebbe far schizzare il prezzo, così torniamo sul discorso del prezzo che è già salito nel mese di gennaio, a $100 il barile, secondo qualche analista. È un traguardo, diciamo così, ipotizzabile effettivamente? Allora, diciamo che il traguardo è ipotizzabile. Io diciamo che Goldman Sachs è stata la prima, ancora in tempi non sospetti, a indicare dei target ambiziosi sul Brent, attenzione sul Brent, quindi siamo circa una decina di dollari di distanza dal target. Non è un target irrealizzabile, però ecco quello che io penso che diciamo quando permettimi questa piccola questo piccolo esempio, quando sì. Noi facciamo una maratona, gli ultimi 100 metri in vista del traguardo sono i più difficili, quindi ecco è vero, si potrebbe essere plausibile, reale insomma il trend, il target dei $100, probabilmente anche di più, 108, 110, chiaramente apro e chiudo una parentesi, ci auguriamo insomma che non salga più di tanto per le nostre appunto. Esattamente, però ecco non è irrealizzabile questo ambizioso target, proprio per in virtù di quello che abbiamo detto, rapporto domanda offerta, difficoltà di offerta, di stare dietro da parte dei paesi produttori. Certo è che comunque l'ultimo tratto, probabilmente da qui ai $100, i prossimi 10-11 dollari probabilmente potrebbero vedere insomma una volatilità piuttosto importante, e quindi ecco sì,
non è che sarà diretto, compriamo 88 che adesso andiamo diretti a 100 dollari, potrebbe, diciamo, avere una grosse escursioni, proprio in virtù anche del fatto che molti fondi di investimento, cioè molte mani forti, potrebbero chiudere le posizioni che hanno in essere. Esatto, e però appunto poi c'è anche un altro aspetto, magari poi lo valuteremo, faremo un approfondimento anche su questo, quella dell'energia green, no? Perché appunto al centro dell'attenzione c'è dunque poco petrolio a disposizione, mentre invece la richiesta ovviamente è tornata a salire, perché chiaramente domanda e offerta, quando tutto riparte sappiamo molto bene cosa accade, però appunto se non si riesce a far fronte la regola economica alla richiesta, il prezzo sale chiaramente, no? E c'è anche l'economia green che va a peggiorare questa situazione. Va a peggiorare questa situazione in maniera però delicata, nel senso che l'economia green. Per questo dicevo che queste riunioni sono molto delicate, no? Perché ci sono tutti questi temi poi al centro dell'attenzione in un momento in cui l'economia chiaramente deve essere aiutata, perché altrimenti rischiamo davvero di vedere prezzi esorbitanti. Esattamente, sì, ecco, l'economia green naturalmente sarà. Salirà le scale della produzione, insomma, però in maniera molto lenta, molto delicata. Naturalmente ci sono bisogno di nuove tecnologie. Al momento il mondo è energivoro, quindi ha una fame, un appetito di energia enorme. Abbiamo sentito anche in Cina, in altre parti, in Turchia, anche in altri paesi, blackout mirati proprio per mancanza di energia. Molto del gas naturale prodotto dalla Russia ha avuto uno switch verso la Cina. Gli accordi, la geopolitica sono cose gigantesche in questo settore qui, che ci vorrebbero settimane per spiegarle, insomma, chiaramente, ecco. Però soprattutto l'energia green, quindi anche le nuove tecnologie, l'idrogeno, l'Arabia Saudita si è detta pronta a produrre, a essere il futuro per la produzione di idrogeno, soprattutto, attenzione, green, perché deve essere, se no non ha senso. È come, permettimi questa battuta, è come avere un'auto elettrica che si ricarica con l'energia prodotta dalla centrale a carbone, voglio dire, è un po' strano. Quindi ecco, l'energia green, l'idrogeno, l'energia elettrica dovrà essere prodotta non più da fonti a carbone, sì. Però dovrà essere prodotta da fonti rinnovabili, l'energia solare, il vento, l'eolico, l'idroelettrico, ecco, tutte energie naturalmente che dovranno essere rispettare l'ambiente green. Proprio in questo periodo anche all'interno dell'Europa si sta decidendo chi più chi meno, insomma, se l'energia nucleare in un certo modo potrà essere denominata green. Certo, ok. Allora, abbiamo parlato naturalmente delle tensioni Russia-Ucraina e abbiamo già accennato ai rischi che ci potrebbero essere anche sulla produzione di gas. Che ci dici del gas, Carlo? Parliamo anche di questo. Allora, il gas, rimaniamo sempre nel settore energetico, quindi il gas è un, tra virgolette, sottoprodotto del petrolio, quindi diciamo ha una correlazione non positiva, non tanto di prezzo quanto di produzione, insomma, anche se ci sono delle dinamiche cicliche, stagionali molto, molto diverse. Una cosa interessante, guardiamo al gas naturale, quello che contrattiamo, quello che vediamo contrattato nei mercati, invece il gas europeo, facciamo una piccolissima parentesi, il gas europeo, il TTF, il gas olandese, è sceso oggi circa del 10% in virtù di un incremento dei flussi di gas attraverso i paesi, proprio attraverso l'Ucraina e attraverso la Slovacchia, e quindi ecco, e anche in virtù di temperature più miti è sceso parecchio. Questa è una buona notizia, appunto, perché sì. Sempre per noi consumatori. Poi parleremo, guarda, subito dopo di te parleremo con un'associazione di consumatori proprio sulle bollette, quindi insomma non a caso questi due blocchi sono uno dopo l'altro, così prima vediamo le premesse, gli scenari e poi capiamo insomma quanto stiamo già spendendo. Perdonami Carlo, ti faccio continuare. No, anzi, se mi posso permettere, se gli fate una domanda da parte mia. Come no, dimmi. Certo.
Ecco, se ciò che stiamo, tra virgolette, risparmiando adesso lo pagheremo più avanti quest'estate, perché siccome sappiamo non ci sono pasti gratis in economia e in finanza. Ecco, questa è una domanda, se si potrà un Mamma po', è un mia, po' tendenziosa. secondo me dirà di sì, però non rispondo io. Non risponde. Questo è interessante, assolutamente. Cioè, quello che oggi eventualmente risparmiamo, che poi bisogna vedere quanto risparmiamo, perché qua si parla solo di aumenti e di conti salati, no? Esattamente. Eventualmente poi lo pagheremo più avanti. Va bene, prego, Carlo. Sì, ecco, giustamente, ecco, sono cose estremamente attuali, di attualità molto importante. Quindi, ecco, anche sul settore del natural gas, naturalmente ci sono. Il settore dell'energia è molto interessante, le materie prime sono molto interessanti perché diciamo, la geopolitica, tra virgolette, gli intrighi internazionali ci sono, quindi anche qui sul settore del natural gas adesso abbiamo visto le quotazioni crescere in quest'ultimo periodo dai 3 dai 3,20 scusate un attimo, Sì. dai 3,60 ai 4,80 dollari per milione di BTU in quest'ultimo periodo, in virtù di un raffrescamento delle temperature, quindi meteo un po' avverso e quindi domanda più forte. Ecco, in questo settore qui naturalmente vige anche, rientra a piedi pari l'America come produttrice di. In questi 2 anni non è che l'America sia stata zitta e buona lì e non abbia prodotto petrolio, anzi ha diciamo, incrementato la commercializzazione del gas naturale liquido che viene trasportato attraverso le navi, infatti sta cercando di entrare insomma, in questo settore. Quindi ecco, l'America avrebbe tutto l'interesse, diciamo che venissero meno le forniture dalla Russia, proprio perché sarebbe pronta, eccomi qui pronta a fornirvi io il gas, guarda caso. Quindi ecco, diciamo che anche qui ci sono molti Sì. interessi. Quindi ecco, per quanto riguarda il gas naturale, anche qui naturalmente abbiamo visto una diminuzione piuttosto importante nelle contrattazioni del natural gas a mercato, raggiunti i livelli dei 3 dollari e 60 per milione di BTU, poi il prezzo insomma è rimbalzato come doveva esserci. Attenzione perché appunto da qui in poi, non che non ci possa essere un rialzo perché è un mercato estremamente volatile, estremamente complicato, però ciclicamente naturalmente andiamo verso, i mercati ragionano con molto anticipo rispetto a noi, andiamo verso la primavera, andiamo verso l'estate, quindi una tendenziale Eh diminuzione beh certo, dei di consumi. consumo, esattamente, di consumo chiaramente. Però vedi, ci riagganciamo alla domanda che mi hai detto di fare poi all'associazione dei consumatori. Carlo, c'è una domanda sull'oro, non avevo dubbi che arrivasse. C'è anche una riflessione rispetto al tema dei mercati e della BCE, come dire che sembra che i mercati stiano un po' snobbando l'arrivo, insomma, delle decisioni della BCE, forse perché si è già, come dicevi tu, no? Si è già scontato il fatto che non succederà nulla, cioè che la Banca Centrale Europea, proprio perché in pole position c'è il controllo dell'inflazione e l'inflazione tutto sommato in Europa è ancora contenuta e sotto controllo, anche se chiaramente parliamo di una percentuale ben più alta del 2% che è quella, diciamo, che dovrebbe essere, però insomma è tutto ancora moderatamente sotto controllo, quindi pare che la BCE non farà niente. Un telespettatore diceva: ma i mercati stanno snobbando, cioè, ma secondo te è vero, la stanno un po' snobbando, ma in questo caso o in generale? Perché si parla anche della perdita di credibilità, no? Delle banche centrali. E poi parliamo dell'oro che è collegato direttamente al tema dell'inflazione anche. Io credo che i mercati si stiano un po' snobbando le banche centrali, anche se non tanto, diciamo, le banche centrali in generale, però io credo che invece i mercati puntino gli occhi sulla Federal Reserve più che sulla BCE. Ecco, da questo punto di vista sì, diciamo che i mercati, a mio avviso, tra virgolette, naturalmente stanno un po' snobbando quello che le decisioni della BCE, perché diciamo sono due settori molto diversi, essendo il mercato dollaro-centrico, quindi è l'America al centro dell'attenzione, guardiamo che cosa ci dirà
Jerome Powell, che cosa diranno i membri della Federal Reserve piuttosto che la BCE. La BCE ha già detto: io per quest'anno non voglio fare niente tranne che non succeda chissà che cosa. Quindi ecco. È vero che stanno anticipando anche i tassi, i titoli del tesoro europei stanno un po' anticipando la curva dell'inflazione, quindi stanno già un po' prezzando dei rialzi dei tassi, però la Lagarde sta dicendo proprio, ha detto proprio chiaramente, non ho proprio assolutamente intenzione di rialzare i tassi di interesse. Quindi ecco, da questo punto di vista sì, probabilmente i mercati stanno non tanto snobbando quando stanno rivolgendo l'attenzione proprio alla Federal Reserve, quindi a che cosa farà lei, a che se si sveglia bevendo due caffè, un caffè, se va a dormire diversamente, cioè sta guardando tutto quello che è il mercato, sta guardando con la lente di ingrandimento la Federal Reserve piuttosto che le altre banche centrali. Sì. Abbiamo sentito un po' la banca australiana che è quello che ha deciso, la banca dovrebbe esserci stata anche la banca del Brasile. Se domani c'è anche la Bank of England che invece aveva già alzato i tassi e si pensa che possa farlo nuovamente, insomma è un po' controtendenza rispetto a quanto ha fatto appunto la banca australiana, quindi insomma c'è una, diciamo che avevamo già parlato, no, di divorzio tra le varie banche centrali che agiscono un po' a seconda dei casi. A seconda dei casi, poi ricordiamo anche in questo caso ad esempio l'Inghilterra è un po' slacciata insomma da quello che sono le, dopo la Brexit insomma non certo, ne abbiamo sentito parlare, certo. Sì. Fino all'esasperazione, ecco, quindi l'Inghilterra agisce come un individuo singolo, quindi ecco fa e disfa insomma in maniera abbastanza indipendente, adesso chiaramente non è proprio così, però questo è quanto. Quindi ecco, in tutto questo si inserisce l'oro che rimane comunque il principale indicatore di quello che è la percezione dell'inflazione. Ecco, lo abbiamo già ricordato tante altre volte, l'oro sonnecchia, è sempre lì però, $1,800, $1,780, $1,820, $1,830, gli investitori non riescono bene a capire se devono comprare oro per proteggersi dall'inflazione oppure non farlo, nel senso comunque comprarlo ugualmente ma in maniera inferiore, in virtù di un ipotetico numero elevato di rialzi dei tassi della Federal Reserve. Quindi ecco, ritorniamo proprio al centro della questione. Quindi un oro che ad esempio gli ultimi afflussi di oro fisico, l'ultima domanda di oro fisico da parte degli ETF è stata enorme, gigantesca, quindi gli acquisti di oro fisico ci sono, però il prezzo naturalmente a mercato viene fatto, viene diciamo stabilito in maniera diversa. Ho sempre detto, diciamo, c'è questa divergenza tra gli acquisti di oro fisico e l'oro cosiddetto cartaceo, però tuttavia ecco, l'indicazione che ci proviene è che gli investitori non è che non credono, non hanno ben chiaro quello che potrebbe essere il futuro prossimo, insomma, ovvero inflazione effettivamente diciamo strutturale oppure transitoria, come è sempre stato detto, oppure appunto e verrà combattuta da questo enorme numero di rialzi di tassi. 4 rialzi sono in maniera esagerata, io credo che ci si attesterà intorno ai 2. Ok. Come successe con la Yellen qualche anno fa. Certo, insieme. Senti Carlo, ultimissima domanda anche un po' provocatoria. L'anno scorso avevamo detto che il 2021 avrebbe potuto essere l'anno dell'argento, e questo 2022? Questo 2022 potrebbe essere, almeno nei primi 6 mesi, potrebbe essere ha fatto una domanda molto bella perché vorrei rispondere in maniera approfondita. Eh no, perché visto che queste materie prime insomma sono sempre lì, no, in pole position, allora vediamo, poi magari torneremo, magari un altro approfondimento come abbiamo fatto per l'argento, no? L'argento non è che non sia stata la materia prima importante, però di questo magari ne parleremo in un altro momento. Palladio. E in seconda battuta il platino, almeno in questo primo semestre.
Ok, quindi regalate platino, insomma, fondamentalmente. A San Valentino adesso Io, stiamo scherzando. tu sei romanticone, anche l'anno scorso mi ricordo che eri uscito Ottima con. memoria. Sì, io mi ricordo tutto, anche se faccio finta di non ricordare. Allora, Carlo, perfetto, torneremo su questo anche, perché adesso stiamo parlando ovviamente di situazioni, tra virgolette, negative per il rialzo dei prezzi, però capire anche quali possono essere gli spunti interessanti, no? E quindi le materie prime su cui puntare maggiormente. Grazie Carlo Vallotto e naturalmente ti seguiamo sui tuoi canali personali e a presto sulle fonti TV. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie, buona giornata anche a te.